Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a sbloccare la quarta e ultima fata radiosa. Quindi ci troviamo, aspettate che vi apro la mappa, siamo esattamente in questo punto qui. Per arrivarci facilmente basterà utilizzare o la torre della China Sarasra oppure la torre della Palude la Bella. Oppure, se ce l'avete, dal sacrario di Ashy Ouse basterà guardare da questo lato e buttarsi giù con la paravela. Qui allo stallaggio dei gemelli e qui c'è il punto della fonte della fate radiosa. Da qui parliamo con il nostro Bucket, bellissimo. Una volta parlato con lui ci dirà che dovremo trovare il... batterista? Tamburellista? Non lo so, quello che suona al tamburo comunque. Quindi apriamo la mappa, ce lo segna esattamente in questo punto qui, per cui ci dirigiamo in questo punto e andremo a cavallo, per cui ci prendiamo un cavallo da qui. Preso il cavallo vi faccio vedere il percorso. Arrivati qui nel punto, entriamo e qui c'è il buon tamburellista. Lui ci chiederà di portargli 3 pezzi di miele di ape briosa, cosa che io ho già nell'inventario, ma comunque per recuperarli è molto molto semplice. Basterà dirigerci qui al villaggio Calbarico. O Calbarico, non so come si pronunci come al solito. Per cui torniamo in groppa al nostro cavallo e arriviamo qui. Vi faccio vedere il punto dove raccogliere i favi se non li avete. Arrivati qui al villaggio Calbarico, quello che è, scendiamo da cavallo, andiamo di qua. Vi faccio vedere dove dobbiamo andare per trovare i favi. Eccoci qui. In questo boschetto troverete tutti i favi che volete. Per prenderli facilmente, arco a fumiceto, questo lo trovate nel sottosuolo, le affumicate come si deve e poi vi prendete il miele dell'ape briosa. Uno si trova qui, un altro lo troviamo proprio qui, yeah, affumicate tutte. Un altro lo troviamo qui. Ecco qui. Fatto ciò, torniamo dal tamburellista e gli consegniamo i 3 favi. Tornati, gli consegniamo il miele. E guadagniamo un 100 rupiotte, che non è... non è male, non è male. Perfetto, torniamo al villaggio, per cui groppa in groppa al cavalluccio e ci vediamo direttamente al villaggio, giovani. Arrivati, parliamo con lui. Ora ci dirigiamo verso il fiume, visto che hanno intenzione di attraversare il fiume. E ovviamente non sanno come fare, quindi dobbiamo attrezzare un qualcosa che galleggi e che gli dia la possibilità di attraversare il fiume, appoggiandoci ovviamente la nostra carrozzona. Per cui, ultramano, mettiamo in un punto un po' piano per fare così come si deve. Prendiamo un'altra.
gliela appiccichiamo di fianco. Prendiamo la carrozza. No. Ah, prima parlateci prima di prendere la carrozza. No. Ora possiamo prendere la carrozza. Abbiamo attrezzato la nostra barca improvvisata con una tavola, due ventole appiccicate alla carrozza, la cloche e la ricarica per la batteria. L'appoggiamo qui. Diciamo ai tizi di salire. Vai. Aspetta. Siete qui da bravi. Saliamo. E andiamo. Avventura, Sofia! Che rischiate di cadere, che è un attimo. Ma ce la faremo, ce la faremo. Vai. Yaya! Adesso possiamo finalmente potenziare tutti i set d'armatura che abbiamo, tutti i pezzi d'armatura al massimo. Ovviamente per farlo ci richiederà dei materiali e delle rupie, per cui prima di farlo fate attenzione a quello che vi richiede e quanto costa in rupie. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Grazie mille per averci seguito e alla prossima.